Buonasera e benvenuti a questa edizione flash di Occhio alla Notizia, edizione del sabato che si apre con l'appuntamento di domani mattina alle 11 nell'area di Fosso Seiore, dove si sono dati appuntamenti i comitati per la protesta contro l'ospedale unico previsto a Fosso Seiore. Il Forum dei Beni Comuni si sono dati appuntamento nell'area del sito contestato per ribadire il loro no alla scelta di realizzare una nuova struttura tra Fano e Pesaro e al cosiddetto progetto di finanza, ed hanno invitato a partecipare anche tutti i sindaci e gli amministratori dei territori interessati alla rivoluzione sanitaria in atto. La proposta di legge per l'istituzione del Parco Nazionale del Catria, Nerone e Alpe della Luna, avente come prima firmataria l'onorevole Lara Ricciatti e sottoscritta anche da altri deputati del territorio, è sbagliata. Non si può istituire un parco con tutti i vincoli conseguenti senza soldi, senza il consenso popolare e senza aver coinvolto preventivamente tutte le amministrazioni e le istituzioni locali. Così interviene il capogruppo in Consiglio regionale di Area Popolare Mirko Carloni in merito alla proposta di legge volta ad istituire il Parco Nazionale del Catria, Nerone e Alpe della Luna. Domani si vota per il rinnovo dei vertici del Carnevale di Fano. Urne, cabine, liste di candidati ed elenco degli elettori. Per la prima volta saranno 1741 i soci della Carnevalesca che domenica 15 maggio potranno votare e decidere chi farà parte del nuovo consiglio direttivo dell'ente. L'appuntamento è in programma all'ex chiesa di Santa Maria del Suffragio dalle 9 alle ore 15, si preannuncia storico. Per quella che una volta veniva chiamata Società della Fortuna, gli elettori dovranno munirsi della tessera di un documento di riconoscimento, possono votare solo i soci iscritti da almeno 3 mesi, e cioè entro il 10 febbraio scorso. Si dovrà compilare l'apposita scheda con il nome e il cognome di massimo 12 fra i 430 candidati e si potranno scrivere 3 preferenze sia per l'elezione dei 5 sindaci revisori sia per quella dei 5 probiviri della Carnevalesca. Le schede che riporteranno un numero maggiore di preferenze saranno considerate nulle. Nei casi di omonimia, invece, sulla scheda dovrà essere indicato il cognome e il nome del socio che si intende votare e il numero corrispondente nell'elenco dei soci. Nella chiesa di Santa Maria del Suffragio saranno esposti sia la lista dei soci in regola con il tesseramento sia l'elenco di chi si è autocandidato quando ha sottoscritto la tessera. A seguire è previsto lo scrutinio che formalizzerà la lista dei 18 candidati che avranno ottenuto più voti. La nuova presidenza poi sarà eletta durante la prima assemblea del nuovo consiglio direttivo. Domani a Fano sarà presente l'onorevole Lara Comi, una giovane eurodeputata che presenterà il suo libro Lavoro Offresi, che tratta la disoccupazione e le opportunità che l'Europa mette in campo per far entrare i giovani nel mondo del lavoro. Oltre a lei interverranno Remigio Ceroni, senatore di Forza Italia, Stefano Mirisola, consigliere comunale di Forza Italia Fano, Giorgio Mochi, sindaco di Piobbico e Domenico Carbone, vice coordinatore di Forza Italia Giovani di Pesaro e Urbino. La presentazione si terrà dalle 11.30 a Palazzo Martinozzi in via Nolfi 80 a Fano. Giovedì 19 maggio alle ore 17.30 nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano in via Montevecchio 114 si terrà la presentazione del libro di Dante Piermattei dal titolo Palazzo Bracci Pagani a Fano, aspetti e figure in margine al restauro. E domani il Fano ospiterà alla Mancini la Fermana, più di 1 migliaio già i biglietti venduti in prevendita. Questa era l'ultima notizia, grazie per aver seguito questa edizione flash di Occhio alla Notizia. Il telegiornale torna lunedì sera alle 20.30. A voi tutti l'augurio di un buon fine settimana e una buona domenica.